Poc'anzi, quando mai, come detto nel video scorso, mentre mostravo il mio astuccio, io ho lasciato le cose così, ragazze, questa fa un video dietro l'altro, quindi nulla di che. Vi mostro questo astuccio 7, astuccio di quando andavo in quinta elementare, astuccio che ha fatto la guerra, ragazze. Infatti all'epoca scrivevo anche sugli astucci. Non si fa, non li dà nessuno. E nulla, non so che pensavo quando ho comprato questo astuccio che ad oggi non mi piace nemmeno poi così tanto ed è ingombrante tantissimo. Oh mio Dio. Allora, mi verrebbe da buttare tutto quanto sul tavolo, però no, dobbiamo andare più grati. Stabilo Boss, sempre per il concetto che vi ho detto già nell'altro video, non li porto dietro per una questione di spazio, però no, ce l'ho già in rosa, quindi li tengo a casa. Ok, dovevi buttare. Questi qua sono dei campioni che erano di un gioco di Bing, che mia figlia adora Bing, quindi li tengo nel portafoglio. Sì, ragazzi, io ho un portafoglio così grande, no? Tengo nel portapastelli fino a che non ho il tempo, non ho la voglia di replicarli su un foglio, magari fare dei quadretti. Ok. Questo qua è un righello che lascio a casa, la calcolatrice non funziona più, è andata ormai. Lo lascio a casa perché è cicciotto rispetto all'altro, quindi resti a casa. Questo è l'esposto subito in questo qui, quello appunto solito, perché sono freccette che io utilizzo come il pane quotidiano. Poi. Di questi vi ho fatto la foto su Instagram e devo dire che non sono male come evidenziatori, ma trapassano leggermente il foglio. Quindi li continuo a tenere un astuccio e visto che mi si è liberato questo qua, io li tengo tutti quanti qua. Di che sto a parlare? Sto a parlare dei Mala, così si dice, di IKEA. Sono dei pennarelli. Sì, credo pennarelli, ormai non ho più la confezione, con la punta simile ai Crayola, quindi mi sa che anche il lettering si può fare. Perché sta parlando tutta la mano, ragazze? Non lo so, forse perché ho visto qualche film di Carlo Verdone. Quindi Carlo Verdone? Sì. Bianco, rosso e verdone, sì. Credo. Oddio, ragazze, non mi ricordo. Soffuso, ragazze, cioè non si vede. E vabbè, insomma, ci sono un po' di colori, rosa, verde, blu, mi sembra tanto quando elenco i colori e io ho due video in cui elenco, vedete, blu, vedete perché sono ciecati. E va bene, viola, no, questo è viola, quello è lì, quello è la fucsia. Ragazzi, insomma, sti colori qua, cioè, non c'è bene che ve lo dico. Eccoli, li vedete. C'è anche il nero, quindi, che vuoi di più? Li metto qua e questo appunto faccio il sacchettino di questi qua. Tutto a posto. Allora, poi una matita. Dove sei uscita tu? Di che marca sei? Oh, matita Tiger, quindi questa qua. Perfetto, lo iniziamo a riempire, sì. Questa penna è una penna che devo finire, ma la voglio finire per buttarla, per dimenticarmi, per no, basta, ragazze. La butto e non voglio raccontarvi niente di questa penna. Basta. E poi, che abbiamo più? Oh, abbiamo un fantastico elastico per capelli, ragazze. Questo va nella sezione pinzette e li mette da astuccio. Evidenziatori azzurro, verde e giallo. Qua il giallo ce l'ho, l'azzurro ce l'ho. No, ci manca il giallo, quindi tu vai qua. Abbiamo messo anche l'evidenziatore giallo. E questi a casa. Qua c'è un altro verde che rimane a casa. Qui abbiamo, che cosa abbiamo qua? Ragazzi, un po' di tutto. Allora, un cuore di mia figlia, se posso interessare a qualcuno, questa sezione. Un rosa che rimane a casa. Un altro deco e washi che restano a casa. Infine, gomme, quantità elevate, sporche, zozze, luride. Questa è della Lidl. Sì, si ricorda quando al tempo, all'epoca, scrivevo sopra la gomma. E per di più, oggi compio 40 anni. Pietro, auguri. E nulla, ragazze. Queste restano a casa, quindi
C'è poco da dire. Le cose che restano a casa, alla fine ho optato per inserirle qua, mi sa. Così che nel prossimo decluttering, sempre se vi fa piacere, trasporto sempre le cose da qua nei vari astucci, in modo tale da avere una sistemazione logica. Questo da buttare, quindi sono soddisfatta perché butto un bel po' di cosine. E nulla, ragazze, questo è il video che spero vi sia piaciuto. Questo è il video che spero che vi sia piaciuto. Ok, questo è il video che questo video spero vi sia piaciuto. Perso l'italiano da qualche parte. E nulla, io mando un grosso bacione e alla prossima, e mi raccomando, iscrivetevi, altrimenti vi vengo in sogno. Un incubo. Ciao bellezze. Sì, però non è cicciotto, vedete, c'è ancora spazio. Oh my god, mi devo abituare, perché è leggero. Molto più leggero. Ciao.